Bene, è arrivato il momento di un altro ospite speciale, anche lui è un freerunner. Si tratta di Roberto, un caro mio amico con cui ho avuto il piacere di allenarmi in passato. Con lui vedremo qualche evoluzione del freerunning, lui ci spiegherà cosa ne pensa su questa disciplina e non solo, anche sul parkour. Andiamo a conoscerlo? Andiamo! Faccio i 20 a dicembre. Parkour lo pratico da 8 anni, nella quale all'inizio ho incontrato il qui presente Kevin, che mi ha sempre aperto gli orizzonti, è stato fonte di ispirazione. E nel freerunning invece adesso lo pratico da 3-4 anni, e anche lì, per via che sto adesso facendo un apprendistato, sto finendo gli studi, quindi sono un po' preso, ho dovuto lasciar perdere, come si vedrà nel video. Non sono un po' fiacco, però sto cercando di tenermi sempre un po' in forma. Si può iniziare a fare il freerunning così senza aver praticato il parkour, oppure il parkour è fondamentale per poi praticare e avere accesso? Sicuramente avere una base di parkour, come è stato nel mio caso, ti può facilitare le cose. Io credo, poi ognuno magari ha la sua opinione, però io credo che sia abbastanza fondamentale il lato parkour, perché è quello che in ognuno inizia a sviluppare un po', è un po' quello che sta alla base dell'arte del movimento. Io credo che bisogna prima avere in chiaro gli atterraggi e tutto ciò che è un po' il parkour, per poi potersi concentrare e tirare come una cosa a sé. Iniziare a imparare il freerunning sicuramente ci vuole uno stacco, non è che mentre uno sta facendo parkour dice ah c'ha che prova a fare un salto mortale, no. Bene, ci è capitato tante volte di incontrare persone che, non sapendo cos'è il parkour e cos'è il freerunning, che ci chiedevano: ma ci vogliono muscoli, ci vuole forza per fare e praticare questi sport? Non bisogna partire già ad avere i muscoli per poter imparare il parkour o il freerunning. Okay. Meglio se si è in buone condizioni fisiche. Sì, anche perché stando alle statistiche e ai commenti degli esperti in fitness, dicono che avendo troppi muscoli non ti lasciano la mobilità che si ha, che cioè che bisognerebbe, certo, avere per praticare questo sport. Certo, io ad esempio non ho neanche un muscolo, però quelli che ho so che non influiscono, non mi hanno mai creato problemi a livello di elasticità o di potenza, e soprattutto ho un fisico esplosivo. Quello che è molto importante e che bisogna capire è che l'arte del movimento, che sia il parkour o il freerunning, come piace definirlo a me, alla base è una tecnica che bisogna imparare, bisogna sentirlo dentro. È un po', per me è una cosa che sta dentro di ognuno, che bisogna soltanto risvegliarla. È come se ce l'abbiamo già nel DNA, questo tipo di movimenti. E, è una tecnica che bisogna tirar fuori, bisogna impararla e
sta alla base di tutto per i salti, per le cose ecco, legate ai salti o ai salti mortali. Questo ci sta lo slancio, l'esplosività, se si vuole iniziare questa disciplina, di non sottovalutarla. Ci si può fare, si possono fare veramente delle belle esperienze, questo è certo, come quelle che ci hanno arricchito a me e Kevin durante la nostra vita. Ma si può veramente rischiare tanto, ci si può fare davvero molto male, se non peggio. Bisogna mettere bene in chiaro le cose come stanno, perché secondo me molti giovani di adesso prendono tutte le cose, questo è un discorso un po' generale, con molta leggerezza. E prendere le cose con leggerezza va bene fino a un certo punto, quando poi si vuole fare quel salto mentale, quella crescita interiore e esteriore, bisogna essere pronti a dire questa cosa la faccio, questa cosa non la faccio perché so che posso farmi male. Bisogna sfruttare l'opportunità che Kevin dà, che sicuramente anche a me avrebbe fatto comodo. Magari non avrei picchiato la testa, non sarei diventato così, no scherzo. Però appunto cogliete l'opportunità di andare in una palestra, serve. Fate esperienze fuori, con testa. E niente, auguro una buona continuazione.